La Valdivara si presenta agli occhi dei suoi visitatori come una terra ricca di storia, una storia fatta di connessioni e legami strettissimi con altri territori più o meno limitrofi, una valle ricca di differenti contesti economico, sociali e culturali che ne caratterizzano l'essenza, i suoi borghi e le operose popolazioni che la abitano e la custodiscono con cura da secoli. Una valle non è mai definibile solo per la sua struttura geografica, ma anche per i legami che la uniscono e la dividono da altre unità territoriali, da cui dipendono gli sviluppi sociali ed economici di una comunità. La Valle del Vara rappresenta, da questo punto di vista, un esempio lampante di rete di connessione tra territori molto diversi, con il genovesato e con le terre dell'Appennino Parmense, che sono ormai parte della cultura dell'Alta Valle del Vara da un lato, e con la Val di Magra, con il Golfo della Spezia, e con la Riviera di Levante, che sono parte del DNA della bassa Val di Vara dall'altro. Uno snodo cruciale di tali connessioni è passato e tuttora passa attraverso i crinali, linee che da secoli costituiscono punti di partenza e di arrivo di percorsi di incontro, scambio e commercio. Attraverso i crinali si incontravano anche i sogni e le speranze di popolazioni che ad ogni passaggio intravedevano una possibilità di sviluppo di quell'economia contadina che per secoli ha costituito la matrice economica e culturale della Val di Vara, croce e delizia del territorio. Percorrendo i crinali di un territorio si entra in contatto diretto con i suoi lineamenti strutturali che ci permettono di comprenderne la dimensione morfologica, la disposizione dei centri abitati e delle colture. Questa rete di connessioni con la riviera e con altri territori collinari limitrofi, costituita a livello geografico dai suoi sentieri e mulattiere che collegano i versanti costieri a quelli valligani interni, è oggi tenuta in vita da un enorme e silenzioso lavoro di volontari che quotidianamente evita la condanna di queste terre meravigliose all'oblio. Un legame speciale che la Val di Vara annovera tra le sue reti di connessione è, secondo un'importante ricostruzione storiografica, quello con la Lunigiana, la cui fonte principale è rappresentata dall'opera cartografica conservata nell'archivio di Stato di Genova del 1770 dell'autore Matteo Vinzoni, in cui si descrive la Lunigiana come una provincia divisa in una costa marittima e due valli nelle quali passano i fiumi del Vara e del Magra. Secondo questa ricostruzione si giungerebbe ad inserire la Val di Vara all'interno del contesto della vicina Lunigiana, rappresentando una trama territoriale che si spingerebbe sino alla radice inferiore del Tiguglio da un lato e dalla piana di Brugnato dall'altro, facendo della valle un collegamento naturale tra la piana di Luni e Genova. La Val di Vara, immersa in queste fitte connessioni, corre oggi il grande rischio di essere costretta ad un ruolo subalterno rispetto agli interessi economici che si sviluppano a fondo valle e sul versante litoraneo. Per questi motivi, l'opera di conservazione e tutela del territorio non può venire meno, come pure uno sviluppo economico ed industriale rispettoso del territorio, allo stesso tempo capace di garantire alla valle e alle sue genti un futuro sostenibile e dignitoso.